Tutti quanti grazie per la vostra partecipazione, ho visto che oltremodo numerosa, oltre ogni aspettativa, perché sinceramente a incontri di filosofia, matematica e quant'altro non è che di solito c'è una massa enorme nella nostra città che percorre, diciamo, questi sentieri. Ringraziamo tutti quanti i ragazzi per la loro disponibilità, gli insegnanti che hanno collaborato affinché, diciamo, questo incontro riesca con... E in primo luogo ringrazio il professore Sergio Dobliger, che è docente, ricordiamo, della teoria quantistica dell'Università di Roma e professore emerito della Sapienza, insignito dalla Presidenza della Repubblica per le sue produzioni di matematica e fisica, e il professor Bruno Cifra, che tanto ha voluto insieme alla Società Filosofica di Latina questo incontro. E in primo luogo mi corre anche di ringraziare l'obbligo di ringraziare la professoressa Parisi, che per un lutto familiare non è potuta essere tra di noi, perché toccava a lei coordinare questo incontro, e anche l'Università La Sapienza, che almeno non è una sezione, non so come si chiama, sezione di Latina, no, sede di Latina, ha voluto ospitare questo incontro, e dando anche un segno particolare della presenza dell'università nel territorio, del rapporto tra l'università e la scuola superiore e le esperienze, le ricchezze che pure questo territorio ha con tutti i suoi problemi. Voglio ricordare che, come non preme adesso diciamo presentare il professor Sergio Dobliger, che lo farà dubbiamente il professor Bruno Cifra, che tutti conosciamo come insegnante dei licei e dell'università, e in primo luogo mi corre anche la necessità quasi di ringraziare tutti coloro che anche indirettamente con la loro disponibilità hanno permesso di produrre un'annata di attività che noi abbiamo raccolto in una piccola rivista che abbiamo già pubblicato e che coloro che volessero averla troveranno all'ingresso quando esce. E in primo luogo, ecco, entro direttamente dentro la questione di oggi, perché abbiamo voluto questa serie di incontri. Il titolo che abbiamo dato a questi incontri è Senza confini, esperienze, scienze e filosofia. Il senso di questo titolo ha già di per sé il contenuto, l'intenzione e l'obiettivo. I confini disciplinari sono qualcosa che sono statuiti per necessità didattica, ma nessuna scienza si può dire, come si può dire, autosufficiente, autogiustificatrice di confine. E per questo abbiamo voluto intessere questi incontri, di questa necessità, cioè di andare oltre, o meglio, di solcare quelle parti tra i saperi che sono terra di nessuno, terra di tutti, e che non c'è bisogno di qualificare come appartenenti ad un sapere. Quindi troverete in questi incontri rapporti diversi, selezioni diverse di saperi che abbiamo, diciamo, voluto provocare in questo dialogo, pensiamo positivo. Poi bisogna anche dire che il problema delle scienze naturali, matematiche e anche sociali, sta in un insegnamento di grande apertura che hanno dato nel Novecento. E quindi praticamente quelle parole, prova, giustificazione, interpretazione, controllo, argomentazione, verifica, errore, approssimazione, numerazione, cambiamento del paradigma, sono tutti temi che ricorrono nel dibattito tra la filosofia e le scienze del Novecento. Pertanto guai a perdere questa stella polare di queste novità del Novecento e tornare alle autosufficienze dei saperi che si autogiustificano e che non vogliono confrontarsi. E il professor Sergio Dobliger qui è l'esatta rappresentanza di questo tentativo forte, molte volte radicale, che ha dato alla cultura italiana. La finisco qui, perché dico un'ultima cosa che non ha forse niente a che fare con il contenuto forse del tema di oggi, ma secondo me è molto importante: la capacità di correggere, di cambiare,
di controllare i paradigmi, è sempre un antidoto all'uniformismo e al controllo autoritario delle differenze, che è uno dei pericoli forti che incorre la democrazia oggi. E quindi una vera democrazia, una democrazia forte, è capace di gestire saperi critici e aperti, senza il bisogno e la paura. E questo forse è uno dei più grandi insegnamenti della scienza moderna e contemporanea. Una democrazia con una scienza debole è una democrazia monca, e qualsiasi ragazzo che cresce nella cultura per il futuro deve avere queste capacità critiche, se la scuola non gliele dà ha fallito. E per questo la società filosofica è a disposizione per creare luoghi di dialogo, di confronto, da qui il titolo anche della rivista, piccola rivista che abbiamo fatto, confronto vero, non un confronto fatto soltanto di nozione e per istruzione fine a se stessi. Non voglio dire niente di più, auguro a tutti un buon pomeriggio, un ascolto, poi insomma vedremo come andare avanti dopo, diciamo, la relazione del professor Dobliger. Grazie a tutti. Grazie, mi associo ai ringraziamenti al professor Marafino, grazie veramente per essere così, così numerosi. Allora, alcuni di voi conosceranno già il professor Dobliger, soprattutto i colleghi di matematica e fisica, perché il professor Dobliger ha insegnato per tanti anni analisi funzionale e meccanica quantistica all'Università di Roma, la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali. Ora è professore emerito e impegnato prevalentemente nei corsi di dottorato. È stato il fondatore della scuola romana di teoria delle algebre di operatori, ha fondato questa scuola, settore questo delle algebre di operatori importantissimo, che ha dato un contributo significativo alla formulazione algebrica della teoria quantistica dei campi. Si tratta di una teoria relativamente giovane, gli assiomi di Hackstreet, se non ricordo male, dovrebbero essere 1964, e quindi insomma siamo arrivati a festeggiare i 50 anni. Teoria relativamente giovane ma profondamente moderna. Per i contributi dati in questo settore, quindi nell'ambito dell'algebra degli operatori, in particolare nella teoria della dualità astratta, dei gruppi compatti e diciamo, naturali conseguenze nella teoria quantistica dei campi, più recentemente nello studio dell'impatto positivo che hanno le geometrie non commutative nella descrizione dei fenomeni quantistici riguardanti la gravità a livello della scala di Planck, dove gli effetti quantistici diventano in qualche modo rilevanti, visibili. Dicevo, per tutti questi contributi il professor Dobliger, i Lincei hanno dato al professor Dobliger il premio del Presidente della Repubblica, che gli è stato consegnato mi pare 2 anni fa. Bene, permettetemi prima di lasciarvi alla conferenza di dare così una testimonianza personale del rapporto che ho avuto col professor Dobby, che lo conosco da 30 anni, ho seguito 4-5 dei suoi corsi, 2 corsi di analisi funzionale, 2 corsi di meccanica quantistica, 1 ciclo di seminari sulla teoria quantistica dei campi all'INDAM. Ho studiato con lui, mi sono laureato con lui, di quel periodo che è stato bellissimo, ho studiato con un entusiasmo straordinario perché sono stato in qualche modo entusiasmato. Vorrei ricordare non solo la serietà, il talento, la qualità del professor Dobliger, ma soprattutto l'eleganza, il suo modo di porsi di fronte nei riguardi dei colleghi, nei riguardi degli studenti, di noi studenti. È sempre stata una persona rispettosa, disponibile. Ebbene, questo stile così raffinato ha fatto sì che quel periodo di condivisione sia stata per me, ma credo anche per i miei compagni, un'esperienza non solo importante dal punto di vista della formazione scientifica, ma anche preziosa sotto il punto di vista umano. Lo devo ringraziare anche per questo. Bene, mi fermo qui,
lascio la parola al professor Dottiger, vi ricordo solo il titolo della conferenza, che adesso non si vede più, che speriamo di farla rivedere, della scienza del naturalismo, una difesa della cultura. Buon ascolto. Soltanto 1417 da Poggio Bracciolini.
e anche nel campo dell'arte. E qui c'è una ipotesi abbastanza etica che noi facciamo, che la tempesta di Giorgione, uno dei quadri più enigmatici del Rinascimento, gli ha dato una spiegazione naturale come una esposizione del terreno di natura di Giorgione, per cui io potrei chiamarlo il terreno di natura di Giorgione. E questo era un piccolo spot di scaglio, come vedete. Passiamo oltre. Prima vi ho parlato delle galassie lontane. Le galassie, vi ho fatto vedere, le più deboli tempi sono a 13 miliardi di anni luce da noi. Una cosa molto difficile immaginare cosa voglia dire. È facile dire un numero, ma immaginare cosa significa un'altra cosa. Ebbene, questo vuol dire che la luce che è partita da lì e che arriva adesso ai nostri radiotelescopi, è partita da lì quando l'universo aveva l'età, un ventesimo dell'età attuale. Era un bambino, okay? L'universo del Sol 700 milioni di anni. Ebbene, è la cosa più lontana che possiamo vedere con i nostri telescopi? No, la cosa più lontana che possiamo vedere non è nella luce visibile, neanche nell'infrarosso, ma nelle microonde, è la cosiddetta radiazione di fondo. La radiazione di fondo è una radiazione che pervade tutto l'universo, okay? E che è una radiazione all'equilibrio termodinamico, a una temperatura molto molto bassa, a 2,7 gradi assoluti circa sotto lo zero assoluto, quindi circa 270 gradi sotto la temperatura zero gradi centigradi. Quello che vedete qui è una fotografia, un'immagine visualizzata di quello che si riceve con i radiotelescopi nel dominio microonde, delle piccole oscillazioni rappresentate con macchie di colore diverso della temperatura di equilibrio tra un punto e l'altro della volta stellata, okay? E queste situazioni sono dell'ordine veramente evanescente di un centomillesimo di grado, e questa è la cosa più lontana che possiamo vedere. Perché vi dico questo? Perché quello che vediamo in questa reazione fondo non è altro che il bagliore dell'esplosione primordiale da cui è nato l'universo, in cui si presume che l'universo inizialmente fosse un punto concentrato in un punto di dimensioni nulle, che era una singolarità, okay? Da cui, come un'esplosione, si è sviluppato tutto e ha cominciato ad espandersi. Quella radiazione si è stabilizzata quando l'universo aveva circa 300.000 anni d'età, perché a quell'epoca la radiazione ha cessato di interagire in maniera drammatica con la materia e ha continuato a espandersi praticamente nel vuoto, raffreddandosi per l'esplosione fino alla temperatura attuale. Ma quello che vediamo noi, che ci circonda come l'oggetto più lontano di tutti, e l'oggetto gigantesco proprio di tutto l'universo, è l'immagine di un punto. E questa è esattamente l'intuizione che Dante aveva della visione dell'essere supremo, quando nel Paradiso dice, alla prima sensazione di vedere veramente l'essere supremo, c'è un punto vivo che raggiava lume, appunto sì, che il viso che gli ascolta chiude e conviene della porta. Lui vede questo punto, ma poi più tardi mi viene spiegato che il punto sembra essere racchiuso tutto ciò che sta intorno, ma in realtà è lui che racchiude tutto, sarebbe chiuso da quel che lui chiude. E in realtà questo punto circondato da cerchi angelici si espandono via via fino a incontrare l'Empireo, che a sua volta è il cielo più grande, oltre tutti i cieli, al di là dell'ultimo cielo a cui Dante è asceso con Bernardo. Quindi vedete che la sua visione dell'universo è come la sfera enorme che è culmine dell'Empireo, ma incollata con un'altra sfera che è centrata nell'essere supremo, quello che è esattamente l'immagine della sfera a quattro dimensioni. Due sfere, quindi c'è un'anticipazione sia della sfera di Riemann a quattro dimensioni che della visione dell'universo che abbiamo oggi come un punto che sembra essere avvolto da tutto, in realtà avvolto da tutto. Quindi questa lunga premessa del parlato, tra l'altro ultimo spot pubblicitario, le mie idee sulla personale, sulla commedia, le troverete con il libro che uscirà, spero che lo farete. Allora, ritorneremo più tardi su questa radiazione di fondo cosmico, che sia previa in cosmic, ma se vuoi background, iniziali, stanno appunto per
fondo nel campo di Michelone, cosmico. Ebbene, questo pensiero fisico come un libero volo della fantasia, che spesso però anticipava, come vi ho detto, in maniera impressionante delle conquiste successive della scienza, cessa completamente con Galileo, che è veramente la pietra miliare in cui la storia del pensiero umano cambia. Nasce il pensiero scientifico. La fisica diventa sperimentale e matematica. E nasce come metodo la scienza moderna, che prima con metodo non esisteva. E questo ha significato un cambiamento di prospettiva per la stessa filosofia, che era enorme. La fisica nell'ambito della filosofia, come la fisica di Aristotele, la fisica di questo e quell'altro, non aveva più diritto di cittadinanza, perché la fisica era una scienza e non più una speculazione. E qui purtroppo non si vede bene questo disegnino, ma rappresenta, scusate, la prima esperienza importante in cui avete sentito, sulla caduta di grande. Bene, questa possibilità nuova della ragione incoraggiava nell'età dei lumi al credere nel trionfo della ragione. Ma il trionfo della ragione, che spesso si attribuisce come concezione all'età dei lumi, era molto più maturo di quello che pensiamo. Se leggete Diderot, trovate queste parole: noi cerchiamo nel buio, buttando ostacoli ignoti, avanzando a tentoni e solo a prezzo di tentativi ed errori. Quindi c'era una coscienza molto precisa della scienza, come una scienza che procede confrontandosi con l'esterno e per tentativi e non in modo dogmatico e schematico. Questa connotazione è una connotazione importantissima, che è stata ignorata totalmente dalla filosofia del pensiero cosiddetto postmoderno. Addio. Saltate di nuovo un po' tanto, scusate, trovate affermazioni che vanno, almeno da parte di un fisico di oggi, contestate duramente. Le verità della fisica, secondo il pensiero postmoderno, sono soltanto un'espressione della coesistenza interna dei stessi pensieri, questa è una frase di Wittgenstein, o frutto di mere convenzioni. Quello che voglio proporvi oggi è una contestazione radicale di questa affermazione. Vorrei vedere come la meccanica quantistica, nata nel primo trentennio del XX secolo, ci offre una visione completamente diversa. La novità importante è stata molto sottovalutata, perché la meccanica quantistica consiste in uno schema formale che non ci siamo liberamente inventati, ma che ci è stato praticamente imposto dalla natura, e noi ci siamo adeguati a questo nuovo modo di pensare soltanto dopo qualcosa come 25-30 anni, durante i quali i punti di partenza fondamentali erano già sotto i nostri occhi, ma non ci potevamo arrivare, abbiamo dovuto sbattere contro sempre nuove contraddizioni sperimentali con le nostre vecchie concezioni, che ci costringevano via via a capire che qualcosa non andava, finché alla fine è saltato fuori il modo vero di capire. Perché è successo questo? È successo per un motivo su cui bisogna molto riflettere. La fisica, prima del meccanismo quantistico, era più o meno la portata della nostra intuizione. Quando voi parlate del moto di un punto materiale, questo corrisponde a quello che vedete quando gettate un sasso. Con una certa estrapolazione potete pensare che il pianeta che gira attorno al Sole non è molto diverso da un sasso che viene lanciato, è sempre un oggetto immesso in un campo gravitazionale, e potete applicare tutti i parametri della vostra intuizione, quella di cui vi ha fornito chi? L'evoluzione. L'evoluzione ci ha fornito un certo tipo di intuizione che era destinato, è stato forgiato durante l'evoluzione per assorbere i conti, quindi erano discolati. Renderci capaci di procurarci del cibo, procurarsi dei partner e sfuggire ai pericoli, perché è feroce quello che è. Questi erano i compiti fondamentali ai quali l'evoluzione ci ha preparato. Ma l'evoluzione non ci ha assolutamente preparato a capire
il mondo atomico, subatomico, a capire il Big Bang, a capire la radiazione del fondo universo. Sono scopi assolutamente accessori e completamente inutili ai fini della sopravvivenza della specie. Sono importanti per la sopravvivenza della nostra cultura, per avanzare la nostra cultura, ma non biologicamente per poter esistere. Per questo l'intuizione necessaria per pensare in quel mondo è qualcosa di cui non siamo. E questa è la ragione per cui la meccanica quantistica ancora oggi presenta tanti misteri. C'è una celebre citazione di Feynman che dice: chi dice che ha capito la meccanica quantistica è un bugiardo e un cretino. È un'affermazione molto radicale. Io non sono tanto d'accordo con questa affermazione. Direi che non possiamo capire intuitivamente la meccanica quantistica perché fa comune con la nostra intuizione. Eppure, anche lo studente del terzo anno, che sia bravino, la impara già a usare, a fare i calcoli, a spiegare le cose del caso. Ebbene, questo fatto ci obbliga a capire che le leggi della natura esistono al di fuori di noi e non sono silenziose. In realtà, queste leggi della natura non dovete immaginarle come qualcosa di esatto, matematico, che noi conosciamo perfettamente e che ritroviamo perfettamente in altri. No, è un concetto un po' più complicato. Dovete immaginare un quadro che voi guardate, ma la vostra vista è un po' sfocata. Dovete mettere gli occhiali migliori. Mettete gli occhiali migliori e vedete tanti più dettagli. Ma neanche con gli occhiali vanno bene. Ogni volta che mettete un paio di occhiali ancora migliori, non è che scoprite soltanto di piccoli dettagli, ma dentro ogni piega, diciamo, la linea del collo di quella signora lì di Tinder, eccetera, vedete un nuovo universo, completamente diverso dal precedente. E così via. E questa procedura di entrata in mondi nuovi, che sono una visione più raffinata del precedente, non sappiamo se avrà mai finito. Quello che possiamo dire è che ad ogni stadio, per ogni paio di occhiali, noi abbiamo una certa visione della natura, ma non sappiamo fino a quale limite quella visione è corretta. Sappiamo che, per esempio, la meccanica classica va benissimo per descrivere il moto della Terra attorno al Sole, descrivere il moto dei pianeti, descrivere i satelliti di Saturno, tutte queste belle cose. Ma non sappiamo, o non sapevamo, quali erano i limiti esatti prima di scoprire i suoi limiti. La relatività da un lato, prima è classificare quella intenzionale, e dall'altro la meccanica quantistica, che sarebbe ridicolo applicare al moto della Terra attorno al Sole. Le correzioni quantistiche sarebbero così invisibili che non vale neanche la pena di parlare. Quindi, per quanto riguarda il moto della Terra attorno al Sole, la meccanica quantistica è una teoria esatta, non è che ci sono approssimazioni. L'idea che avete sentito qualche volta dire, probabilmente, che Popper diceva che una teoria fisica vale finché non viene falsificata dalla nuova esperienza. La presa come molle. Cosa vuol dire falsificata? Vuol dire che ci sono delle esperienze cruciali che ci mostrano qual è il limite di applicazione oltre il quale non ci possiamo spingere. Per esempio, applicare la meccanica classica al moto degli elettroni attorno alla Terra. Oltre a quel limite, ha già quel limite, non è più lecito. Ma se vi tenete entro margini che, notate bene, non sono mai noti esattamente, ogni nuova teoria ci dice quali sono quei confini con maggiore precisione, ma entro quei confini la validità della teoria fisica è qualcosa di eterno, non cambia più. F uguale ma, che spero avete già tutti sentito a scuola, è scolpita nel marmo ma molto più stabile che se lo fosse. Rimarrà per sempre, ma naturalmente non vale a livello atomico e non vale a livello quantistico, dove dovete utilizzare sia la meccanica quantistica che la relatività generale e a livello di Big Bang non sappiamo bene cosa utilizzare per dimostrare la meccanica. Quindi ogni teoria fisica rimane valida entro i limiti e limiti funzioni caratteristiche con un livello talmente eccellente di approssimazione che è inutile curarsi se è esatto o meno, perché non potremo mai fare esperienze talmente accurate. Bene, questa è una forma molto radicale di naturalismo a cui ci porta inevitabilmente la meccanica quantistica. Allora, nel prossimo settimana di questo seminario
cercherò di convincervi di questo, perché ritengo questo concetto. E nell'ultima parte, per analogia, prendendo come modello l'ordine generale, vi proporrò una visione del mondo che riguarda anche l'etica, l'estetica, e a mio avviso quella che può essere l'unica speranza per il genere umano. Però cominciamo a parlare della meccanica. Come sapete, la meccanica classica vale appunto eccezionalmente bene e in un ambito limitato, ma per esempio per i nostri pianeti. I fenomeni luminosi che vediamo sono descritti perfettamente nella teoria classica del romantismo, che è stata una grande scoperta del XIX secolo, dovuta soprattutto al genio, scusate, continuo a scoppiare, al genio inuguagliato di Maxwell. La meccanica quantistica invece è una teoria che diventa essenziale per capire i fenomeni atomici e subatomici, dove teorie classiche, meccaniche classiche e quantistiche, fanno un'ora di spiegare. Ma anche, e questo è un punto molto importante, la meccanica quantistica diventa essenziale per capire tutti quegli aspetti del mondo che ci circonda. Mi sentite ancora? Perché ho parlato un po'. Adesso lo meglio? Scusate, ma anche per capire tutti quegli aspetti del mondo che ci circonda che dipendono in modo essenziale da come vanno le cose a scala atomica, subatomica. E un esempio immediato è perché vediamo dei colori, ma si potrebbe dire cose molto più elaborate, perché splende il sole e così via. Notate che non soltanto i sistemi atomici, ma hanno un comportamento quantistico che ancora non ho detto cosa vuol dire, ma vuol dire che esula dalle leggi della fisica classica. Ma anche oggetti macroscopici, anche molto grossi, possono avere un comportamento quantistico. L'esempio più illustre sono i magneti superconduttori che nella macchina del CERN, che ha scoperto il bosone di Higgs, sono la parte essenziale. Sono dei magneti che pesano tonnellate e tonnellate, raffreddati a una temperatura tanto bassa che sono il punto più freddo che conosciamo nell'universo. Sono più freddi che i magneti che la radiazione di fondo cosmico. Allora, perché la temperatura è così bassa? Perché a quelle temperature la resistenza al flusso della corrente elettrica svanisce e si possono avere correnti elettriche potentissime e quindi campi magnetici potentissimi come servono per ingabbiare i protoni e gli antiprotoni che circolano per le norme. Un altro esempio è il cosiddetto calore specifico dei solidi, ma non mi allungherò su questo, è a temperatura bassissima, ma anche a temperatura ambiente. Se prendete un pezzo di metallo, prendete una pentola, per dirla un po' in soldoni, quanto tempo ci mette una fiamma a temperatura costante una pentola di ferro di peso 9 a raggiungere temperature 100 gradi? Bene, quel tempo dipende dal cosiddetto calore specifico, okay? E quel calore specifico non è quello che la fisica classica vi dice, è diverso. Per spiegare il valore vero ci vuole la meccanica quantistica. Perché? Perché il metallo è costituito da un reticolo ionico che si comporta abbastanza classicamente a temperatura ambiente, ma c'è anche un gas di elettroni conduzione per il quale la temperatura ambiente è molto bassa. La loro temperatura naturale di transizione da un comportamento all'altro è di 30.000 gradi, ma a 30.000 gradi il metallo deve essere più evaporato. Quindi a temperatura ambiente il gas di conduzione, gli elettroni di conduzione nella vostra pentola è un sistema quantistico che si manifesta in modo specifico. Bene, e quindi non soltanto a scala microscopica, non soltanto a basse temperature, ma anche a scala macroscopica, e la prima cosa che devo dire è che questo è un sistema quantistico. Questo pennello di luce è un fascio laser. Questo può spiegare quella cosa. Grazie. Allora,
quindi alcuni sistemi macroscopici sono sistemi macroscopici. Ma il più grande sistema che potete immaginare è proprio la radiazione fotocosmica, soprattutto l'universo. E poi un sistema quantistico. Che vuol dire? Che per spiegare la radiazione fotocosmica, le leggi del meccanismo classico, dell'automatismo classico, non servono a nulla, non posso fare questo. Questo è un paradosso che è nato alla fine del XIX secolo, non è una novità. Si chiamava il problema del corpo nero. Che cos'è questo problema? Ebbene, come la radiazione di fondo ha raggiunto le tutte, voi potete pensare, prendiamo una cavità qualunque e supponiamo che dentro questa cavità sia generata della radiazione elettromagnetica. Ci sono i carboni accesi, quello che volete, una candaglia è un corpo nero. Il corpo nero è una cavità in cui la radiazione è intrappolata, la parte che eventualmente esce è trascurabile, è come se tutto restasse dentro. Quindi, vi aspettate che a un certo punto la radiazione sia in equilibrio con la materia. Allora, già a metà dell'Ottocento erano state scoperte le leggi generali che devono regolare questa radiazione in equilibrio. La legge più importante è la legge di Kirchhoff, che diceva, che risale al 1860, che diceva che se prendete questa radiazione di corpo nero, cioè la radiazione termodinamica, in equilibrio termodinamico, alla temperatura assoluta di T, con la materia, ebbene la densità per unità di volume e unità di frequenza è una funzione universale, non dipende dalla forma della cavità, da se ci mettete carbone, metallo, quello che volete, è una funzione universale. Questo seguì dai principi della termodinamica. Ma allora un fisico, quando sente questa affermazione così colossale, dice: ma allora dobbiamo calcolare questa funzione universale. E i tentativi portavano ad un dato paradossale. Intanto le leggi generali, ve le ho scritte tutte, per le leggi di Kirchhoff, Stefan Boltzmann e Wien, erano confermate ampiamente dall'esperienza, e prima di tutto per cambiare la forma sperimentale. La forma sperimentale è scusate, non imparerò mai. La forma sperimentale è data da questa bella curva qui. Questa è la densità di energia per unità di volume e unità di intervallo di frequenza della radiazione del corpo nero in equilibrio a temperatura assoluta T grande, e qui semplificata per 1500 gradi. Potrebbe essere. La forma anche a diverse temperature è sempre questa, una bella campana che corregge molto rapidamente. Perché è importante questa campana se fatta così? Perché l'area sottogiacente a questa campana, per la scissa e la curva, rappresenta quello che si chiama generale su tutte le frequenze, cioè la densità per tutte le frequenze di energia per unità di volume, che deve essere finita se è stato raggiunto l'equilibrio. Se fate il calcolo secondo le fisica classica, trovate un'altra curva, una parabola, e l'area corrispondente col tempo di immaginare è infinita. Cosa vuol dire? Vuol dire una cosa paradossale. Vuol dire che se mettete nella vostra cavità a contatto con un termostato, che è una sorgente di calore praticamente infinita, che fornisce calore finché la radiazione dentro la cavità non ha raggiunto l'equilibrio, ebbene questo equilibrio non si raggiunge mai. Secondo la fisica classica, la radiazione continuerebbe a succhiare energia dal termostato senza saziarsi mai. E questo è assurdo. È assurdo perché la distribuzione di equilibrio già allora era nota. Sperimentalmente si vedeva una curva che era questa, che coincide con quella di cui parlerò adesso, la curva teorica di Planck, questa curva sperimentale, identica a quella che ho fatto prima, e il fatto che il picco sia un picco così collocato secondo una delle leggi che ho nominato, collocato una frequenza che è proporzionale alla temperatura di equilibrio, questo era molto importante, perché allora voleva dire che voi potevate vedere la temperatura di una caldaia aprendo un piccolo sportellino guardando il colore della radiazione. E questo è quello che tutti facciamo senza saperlo quando guardiamo il cielo stellato. Una stella, anche il Sole,
anche se sembra una contraddizione, è un corpo nero. Perché? Perché la radiazione che scappa nello spazio è una frazione minima di quella che viene generata dalle reazioni termonucleari all'interno. Quindi questo considerato come una piccola perturbazione e che la distribuzione di energia sia molto grosso modo una distribuzione che rispecchia quella del corpo nero. Quindi il picco deve stare in una frequenza che è proporzionale alla temperatura. E questo è esattamente quello che succede. Le stelle rosse sono più fredde, le stelle azzurre sono più calde. E il corpo nero e la radiazione di fondo, come vi ho detto prima, è un'azione di equilibrio, una temperatura che adesso con le ultime misure sappiamo essere data da 2,725 gradi più Kelvin, circa 270 gradi sotto terra. Prima di continuare con il problema del corpo nero, fatemi dire due parole sulla radiazione di fondo cosmica. Questa, come ho detto prima, è la radiazione di equilibrio termodinamico quando l'universo ha smesso di essere tanto caldo, quindi la materia non più interazione violenta con la radiazione, da quel momento la radiazione ha cominciato a raffreddarsi per l'espansione e quindi in qualche modo l'immagine iniziale dell'universo sfocata per circa 300.000 anni. Questa curva, la curva sperimentale, ha una coincidenza impressionante con quella che si calcola con la meccanica quantistica. E il fatto che la radiazione fondo corpo sia così esattamente la radiazione del corpo nero pone anche dei problemi. Perché la temperatura di equilibrio è la stessa in tutte le direzioni che guardiamo? Come facevano zone così lontane dall'universo a essere in contatto l'una con l'altra perché l'equilibrio si fosse stabilito? Questo è il cosiddetto problema degli orizzonti in cosmologia, che di solito viene risolto con una ipotesi ad hoc che si chiama inflazione, però ha il pregio di risolvere molti altri problemi. Ma si può anche spiegare il problema degli orizzonti semplicemente diciamo, parlando di la struttura quantistica dello spazio-tempo e le scale microscopiche, questo di non trovare fine di le misure su questa radiazione di fondo sono state fatte dagli anni fine anni 80 in poi in diversi progetti con importantissima partecipazione italiana, soprattutto il primo fino all'ultimo che è stato fatto da un satellite, che hanno appunto queste misure delle fluttuazioni sono del tipo di equilibrio dell'ordine a parte su 100 unità, un minimo di unità. Ebbene, queste fluttuazioni rispetto al tipo di equilibrio si estendono su macchiette che avete visto in una delle prime slide, che hanno un'apertura angolare pari a quella della luna. E questo è esattamente in accordo con i calcoli teorici. Perché c'è questo accordo? Questo accordo c'è un formatore importantissimo. Vuol dire che la luce viaggiata è essenzialmente diretta. Se l'universo fosse curvo come una sfera, l'angolo apparente sarebbe maggiore. Se fosse curvo come una sella, come si chiama curvatura di Galilei, sarebbe minore. E quindi abbiamo informazioni molto importanti sull'universo. Ci dicono anche attraverso continenti più sottili che l'universo è in fase di espansione accelerata e ci danno un valore preciso per l'età dell'universo, 13,81 miliardi di anni. Ma ci danno anche un'informazione abbastanza sconvolgente. Quello che noi vediamo sotto forma di energia, di radiazioni, materia, stelle, galassie, tutto questo insieme, è circa soltanto il 4% dell'energia totale. Quello che non sembra tanto importante, noi come vediamo, tocchiamo, osserviamo nel cielo, in realtà è una frazione piccolissima. Il resto, che è il 23%, guardate che enorme, è composto da una misteriosa forma di materia che sembra interagire solo con la gravitazione, ma non è visibile, si chiama materia piccola. E il mistero ancora maggiore è il resto, che è circa il 73% della presente energia oscura, che potrebbe corrispondere a una misteriosa costante cosmologica che Einstein ha postulato a un certo punto, perché voleva un modello di universo stabile. Poi è stata scoperta poco dopo l'espansione dell'universo con l'osservazione di Hubble e Einstein già quello è stato considerato un errore della dinamica. Non era un errore. Adesso questo errore è tornato di attualità, è errore tra virgolette, perché è molto grande cosmologica si misura, è piccolissima ma diversa da zero e potrebbe essere responsabile
con meccanismi non chiariti di questa energia. Ma la materia oscura indirettamente si vede, questo è abbastanza impressionante. Guardate questa immagine, vedete delle galassie lontanissime, più vicino, grazie. Se vedete delle galassie lontanissime, va bene? La distanza dell'accumulo maggiore di galassie è 2,3 miliardi di anni a minuto. Ma la cosa più notevole sono questi sbaffetti circolari che spero vediate anche in fondo. Questi sbaffetti circolari, se guardate bene, sembrano come una imperfezione di una lente che vede immagini false multiple. Ed è esattamente quello che sono. Sono immagini multiple della stessa galassia, ma non c'è una lente di vetro, c'è una lente gravitazionale. Cosa vuol dire questo? Che questa è una delle conferme più spettacolari della teoria della generale di Einstein, l'effetto del gravitational lensing, della lente gravitazionale. Ma guardando l'effetto di questa lente, prima di stavo in piedi, ma sono queste enormi galassie da dentro, massicce, che sono circa a metà strada con la sorgente reale della luce che viene da queste cose qui, se fate dei calcoli vedete che non è vero, che la massa che siamo qui in base a quello che vediamo è molto molto più piccola di quella necessaria per creare questo effetto. Cosa vuol dire questo? Che la massa causa di questo effetto e appartiene a qualcosa che non vediamo, che è la materia. Quindi in questa immagine indirettamente vedete la materia e la causa di questo effetto di lenti gravitazionali che come vedete la radiazione corporea di cui voglio parlare adesso, che è un problema che in un certo senso è stato risolto da Planck nel 1900, in realtà è la porta sui problemi più attuali della fisica oggi che vediamo attraverso l'osservazione del cosmic background. Allora, come si spiega questa curva misteriosa di Planck? Il ragionamento più semplice per calcolarla, sia in ambito classico che con risultato errore, in ambito quantistico, è di partire dal fatto che la reazione corporea non dipende dalla natura della materia con cui la reazione è finita. Quindi siamo dito di prendere il modello più semplice della materia. Il modello più semplice è quello che si chiama l'oscillatore armonico unidimensionale. Come fosse quello che è in realtà un pendolo con buona approssimazione, con una scelta un po' piccola, ma sarebbe come una pallina legata a una molla perfetta, ideale, che dà un legame puramente elastico e la pallina vincolata a una retta unidimensionale. Questo è il sistema meccanico più semplice che si inventare. Poi pensate a un'assemblea di nuvole enormi di copie di questi oscillatori armonici unidimensionali, tutti costituiti da faccenda carica, quindi interagisce, essendo carica elettricamente, interagisce con il campo elettromagnetico della radiazione, ed essendo un numero così enorme, è un sistema statistico, lo tiene in contatto con il termostato e con il termostato di Tati, in un certo senso già lui stesso, raggiunge l'equilibrio della temperatura con Tati e in equilibrio con la radiazione. Allora, se la radiazione, detto in termini molto brutali, il vostro oscillatore emetterà della radiazione necessariamente perché è accelerato dalle oscillazioni. Quali oscillazioni? Le oscillazioni che lo forzano i campi elettrici magnetici della radiazione. Quindi la radiazione fa esibire le oscillazioni forzate e quindi scende dell'energia. E questa energia sarà legata alla densità di energia della radiazione, una sua funzione misteriosa. E l'oscillatore emetterà della radiazione che è legata alla sua energia media alla temperatura assoluta T. Quindi dovete calcolare l'energia media alla temperatura assoluta T di un oscillatore unidimensionale e confrontarla con l'energia che assorbirete e imporre l'equilibrio. Se fate questo, la teoria classica fornisce la curva paradossale che ho fatto qui, una parabola che darebbe luogo a un equilibrio di energia. E Planck, per uscire da questa cosa, ha suggerito: dobbiamo calcolare l'energia media di un oscillatore unidimensionale a temperatura assoluta T, non usando la forma classica, ma supponendo che questo oscillatore possa assumere soltanto dei valori discreti di energia in molti interi dei
una quantità fissata e il prodotto della frequenza con una nuova costante di risalto. Carica. La risposta per molti anni è stata niente di più, non si sapeva. Non c'era nessun modo di dare un senso veramente fondato a questa affermazione, che invece ha acquistato un significato profondo proprio con la meccanica quantistica, grosso modo 25-30 anni dopo il lavoro di Planck. Ma il calcolo di Planck dà un risultato miracoloso. Esattamente la cosa sperimentale, una precisione fantastica. Non solo, ma anche Planck, questa è la funzione per chi è in grado di leggere una situazione funzionale, vedrà così la dipendenza dalla frequenza e tale che fatalmente, che abbiamo la frequenza, potenzialmente, quindi l'energia totale integrata della frequenza. E questa è la punta teorica della sistematica confrontata con una classe sbagliata e in questo modo con il genere. Naturalmente Planck è stato anche in grado di calcolare, di sperimentare la disponibilità del valore parete, tante di Planck, una costante universale, visto che funziona universale, una nuova costante universale che sarà la costante caratteristica di carica quantica. Ma c'erano tanti altri fenomeni che si accollavano e si affacciavano nell'orizzonte in quegli anni, in cui la teoria classica era del pari assolutamente incapace di funzionare. Il più spettacolare è forse l'effetto fotoelettrico, che tutti conoscete, l'effetto per cui si pone la cellula all'entrata dei cosiddetti automatici per radio, del genere. E l'effetto fotoelettrico, i dettagli di questo fotoelettrico sono tali da sfuggire completamente al meccanico classico. E per spiegarli ci voleva un'ipotesi di nuovo di incidente, che è stata fatta da Einstein nel 1905, ed è stata la ragione per cui gli è stato attribuito il premio Nobel, dopo un po' di anni, non la relatività. Questa spiegazione di questo periodo. La spiegazione di questo periodo di Einstein era che questa resistenza del soggetto ci costringe ad assumere, a riconoscere che la radiazione elettromagnetica, pur essendo un fenomeno ondulatorio, descritto con un'accuratezza fantastica delle equazioni delle onde di Maxwell, bene, in realtà è composta da unità discrete, grandi di energia invisibile, spari al prodotto della frequenza della radiazione con la costante unità, di nuovo costante unità. E queste unità invisibili si comportano negli scambi di energia con la materia, come se fosse una particella che viene assorbita in essa, ma nel loro modo si comportano come un'onda, secondo un'onda. Ebbene, un altro aspetto paradossale è stato messo in luce dall'esperienza di Rutherford, che è stata compiuta una delle glorie della Nuova Zelanda, che ha fatto un esperimento nel 1911, che è il padre, l'archetipo di tutti gli esperimenti della fisica della particella e della stata privata. Quello che si fa adesso al CERN, questi acceleratori colossali, non è una versione ammodernata dell'esperienza di Rutherford, fatto con altre particelle e altri bersagli, ma l'idea è sempre quella, studiare cosa succede nel piccolissimo, mandando il contro dei proiettili piccolissimi e vedendo come vengono depresse. Questa è l'idea di Rutherford. Lui ha fatto questo per particelle alfa, ha scoperto che il modo in cui le particelle alfa, sono particelle emesse da molte sostanze radioattive, venivano depresse dalla mielina di zinco, quello che era, che lui utilizzava come bersaglio, ci obbligava a riconoscere che gli atomi non sono delle pallette grossolane con dentro gli elettroni, ma sono un sistema planetario in cui il nucleo è praticamente puntiforme, è fatto quasi tutto di vuoto e attorno al nucleo gli elettroni girano legati dalla forza attrattiva di Coulomb, la forza attrattiva delle cariche elettromagnetiche. Notate che questa forza attrattiva ha la stessa forma della forza gravitazionale. Quindi, essendo una forza attrattiva, potete dire che secondo la meccanica classica gli elettroni devono ruotare attorno al nucleo seguendo le ricerche terre lungo orbite ellittiche con il nucleo, o piuttosto il centro di massa, in uno dei vuoti. E se date una schicca dall'elettrone, allora se ne va lungo un'orbita iperbolica. O se viene da lontano, se è un'orbita iperbolica, viene fresca, così lontano di nuovo.
Ebbene, il fatto che gli elettroni si muovono quando il atomo in forma di stato legato attorno al nucleo in delle orbite chiuse è in contraddizione laterale con quello che prevederebbe la meccanica classica e l'elettromagnetismo classico, che prevederebbero cosa? Che l'elettrone, essendo accelerato, come ho detto prima, emette energia elettromagnetica fino a cadere sul nucleo. Quindi la materia non potrebbe esistere, collasserebbe tutta in un'immane esplosione in un tempo brevissimo, e in questa esplosione avrebbe messo uno spettro di radiazione continuo in tutte le frequenze. E questo è esattamente il contrario di quello che si vede, perché si vede che gli atomi hanno sì uno spettro di frequenza, che si vede che sia uno spettro di assorbimento che di emissione sul riscaldato del gas, ma questo spettro è fatto uno spettro di righe, e inoltre la materia è stabile, non decade. E tutto questo dal punto di vista della fisica classica è assolutamente spiegabile. Il fatto che tutte sostanze dello spettro di righe e la ragione per cui vedete nei colori, perché le righe caratteristiche sono quelle che danno il colore dominante. Ebbene, naturalmente altri paradossi venivano dai colori fisici solidi, così via, ma senza fare un elenco di tutte le difficoltà, vi dirò come si è arrivati all'alba di una soluzione, dopo tentativi di cui sentirete molto nel seminario con la cifra, la teoria di Bohr-Sommerfeld, che ha imperato tra il 1913 e il 1924, che però non dà una spiegazione fondamentale di queste cose, l'altra spiegazione è arrivata quando si è avanzata l'ipotesi, il primo è stato un francese, Louis de Broglie, l'ha avanzata come ipotesi senza elaborarla matematicamente, come ha fatto invece Erwin Schrödinger negli anni successivi, ha avanzato questa ipotesi che sembrava fantasmagorica. Non soltanto la luce è fatta di corpuscoli che però sono regolati in rotazione delle onde, anche la materia è fatta di corpuscoli che però sono regolati in rotazione delle onde. Perché questo poteva aiutarci? Perché se parlate di onde, l'onda che tutti conoscete è quella che si crea lungo una corda vibrante se la pizzicate. Ma se pizzicate una corda di violino, una corda vibrante, tutti sapete che la nota emessa non è una sola, ma sono i multipli di una frequenza fondamentale che è determinata dalla lunghezza della corda. Qui c'è una serie discreta di frequenze associata alla corda. Ecco perché il violinista fa così con le dita, perché deve cambiare soltanto la lunghezza per cambiare la nota. Ebbene, come la corda vibrante ha una serie discreta di frequenze, così, perché è un fenomeno ondulatorio, così l'atomo, se è regolato nel caso delle onde, si spiega che ha una serie discreta di livelli e quindi di presenze caratteristiche. Il discorso completo sarebbe un po' lungo, ma questo vi può dare almeno un'idea grossolana perché si arriva alla risposta. Una risposta migliore ve la dirò, ma naturalmente la prima obiezione che voi fate è che se vedete delle particelle, sia un sasso, un proiettile, eccetera, questi viaggiano disturbati anche attraverso una traiettoria. Se voi tirate una freccia o un proiettile attraverso una traiettoria, se mirate bene la traiettoria ne passa, e che ci fosse una traiettoria non gli importa niente. Questo per le onde non succede. Osservate da una collina un po' alta il mare vicino a un porto, ponete c'è delle onde che vengono dal largo, belle parallele, perché non c'è una tempesta in corso, tutto è regolare. Queste onde parallele, quando arrivano all'imboccatura del porto, trovano una diga o una certa apertura. Se l'apertura è stretta, dopo la diga, le onde vanno più dritte, si propagano semicerchio. La prossima volta che vi trovate in questa situazione, fateci caso, e se ci rincontriamo, meno di niente, se avete verificato, si allargano semicerchio. E se la diga è molto stretta, questo allargamento è molto importante. Se la diga è molto larga, le onde con buona approssimazione continuano a diventare. Ebbene, per una particella, se regolata l'allocazione delle onde, deve succedere lo stesso. Dovrebbe avere quindi il fenomeno di diffrazione. E questo è stato verificato con un'esperienza importantissima da Davison e Germer negli anni 20. La diffrazione degli elettroni. Quindi gli elettroni subiscono diffrazione e rifrazione come le onde, quindi li possiamo usare anche se usiamo le onde elettromagnetiche per costruirci un microscopio,
all'interno di questi campi elettronici, sono molto più precisi, molto più puri gli elettroni. E quindi tutti i fenomeni che succedono con le onde, quando vedete due motoscafi, guardate le scie, quando le scie si incontrano, i moti degli elettroni si sovrappongono, è in un moto composto. Questo è il fenomeno di sovrapposizione, e quando queste due onde vorrebbero andare una nel senso contrario dell'altra, si creano sia nulla, non c'è nulla. Quindi avete dei punti di spiegazione locale o di onda esaltata, secondo che l'interferenza sia costruttiva o distruttiva. Quindi fenomeni di sovrapposizione, interferenza, vibrazione, dove esiste anche la telefonia, che esistono. Se vi faccio vedere un'immagine. Purtroppo si è molto male perché sono passare ho fotografato un piccolo con la vera una di originale fuori per farvi vedere, ma quello che è molto istruttivo qui è che vedete quello che succede quando gli elettroni attraversano una doppia tenditura e vanno a colpire uno schermo fluorescente. Se ne fate passare poco, diciamo una decina, non vedete niente, perché non dietro non diciamo niente comunque, lo descrivo io. Se tutto funzionasse potrebbe essere una decina di punti sparsi a cadaggio, di punti di volontà a cadaggio. Aumentate a 100, ancora non finiremo la vita. Aumentate a 2000, si comincia a vedere qualcosa. Lo vedete soltanto qui con il punto che è molto importante. In questi punti, prima scarsi a cadaggio, si raggiunge un tempo sempre più preciso, l'unico che tante interferenze previste dal fenomeno di sovrapposizione e di interazione di elettroni. Quindi la meccanica ondulatoria si manifesta soltanto quando vedete tantissimi elettroni che arrivano scusate. Quindi il fenomeno di diffrazione si manifesta soltanto quando vedete le immagini di tantissimi elettroni arrivati. Come interpretate tutto questo? Tutto questo ci getta una luce importante su cosa significa questa misteriosa funzione d'onda che ho nominato, ma non potevo dire molto di più. Questa funzione d'onda vi permette di dare una misura della probabilità di trovare l'elettrone in quel punto. Cioè il singolo elettrone a priori può capitare a casaccio da qualsiasi parte, ma a casaccio fino a un certo punto. Capita in quel punto perché è osservato un evento, ma se è osservato un numero enorme di eventi, allora il numero di elettroni che vedrete arrivare in una certa area sarà uguale alla probabilità che gli elettroni hanno di arrivare in quell'area moltiplicato il numero di elettroni complessivo, che è quello che succede. Scusate di nuovo, che è quello che succede esattamente rappresentato da queste immagini. Queste immagini sono delle fotografie e esperimenti che sono stati fatti effettivamente. Quindi, se ne riduce questa funzione d'onda, ci dà un modo di calcolare delle probabilità per le grandezze che vogliamo dire. Ma tutto ciò, si è capito bene cosa significa, se soltanto negli anni del 25-27, quei lavori, vedi che hanno dato, ma di Heisenberg e Born dall'altro. Heisenberg ha trovato la vera chiave, la vera chiave era nella lezione di Einstein del 1905. Perché Einstein ha scoperto la relatività? Perché ha criticato il concetto di simultaneità. Come facciamo io e quella ragazza laggiù, se siamo in due città diverse, a dire che a un certo punto sono esattamente le 8 di sera per tutti e due? Dobbiamo accordarci su come regolare gli orologi. E lui ha dato una prescrizione per arrivare basata sull'universalità della velocità della luce. Ma quello che importava, oltre a questo criterio che mi ha permesso di scoprire la relatività e di risolvere tanti di problemi della fisica classica, anche dava la chiave su come affrontare il mondo fisico. Come per capire che non vi è simultaneità, dobbiamo dare una prescrizione su come si misura il tempo operativamente. Così, per parlare di quello che succede all'interno di un atomo, devo dare delle prescrizioni per scoprire con delle osservazioni che cosa succede. E ci accorgiamo subito che se prendiamo un'osservazione su serie, come ha fatto Heisenberg soltanto nel 1925-26, ci accorgiamo che non possiamo più parlare
di posizione di un elettrone, di impulso di un elettrone, cioè velocità della massa, perché queste grandezze non possiamo misurare istante per istante, nessuno può guardare l'elettrone dove sta. E allora, in un primo tempo, Heisenberg ha riformulato la fisica associando a grandezze come posizioni, invece del misterioso collezione di ampiezze, su cui non posso dire molto. E successivamente analizzato che cosa succede se vogliamo dire simultaneamente posizione e velocità di grandezza. E si è accorto che non possiamo in nessun modo misurare queste grandezze con accortezza arbitraria. In realtà le indeterminazioni dell'impulso, questa è la massa moltiplicata la velocità della trazione, e nella posizione, guardate bene, stessa coordinata, adesso voglio misurare per esempio la altezza di un elettrone rispetto a un livello zero, ovvero la componente verticale della sua velocità moltiplicata dalla massa. Queste due grandezze, la stessa componente, non si possono misurare con precisione arbitraria simultaneamente, ma devono avere dei regole di determinazione. La combinazione della funzione, verticale della funzione di deve essere almeno la famosa costante di Planck. E questo non viene da un'invenzione, viene da un'analisi, come si dice, operativa, di che cosa facciamo quando misuriamo posizione e impulso delle materie. E quindi questo esperimento concettuale di Heisenberg, fatto con microscopi, con tanti metodi diversi, ma tutti lo stesso risultato con le regole. A questo punto proprio potreste sentirvi un po' persi, perché questo parlando di fisica si parla soltanto di probabilità, di indeterminazione, avete l'impressione che l'affermazione dipende precisa di questo osservabile vale tanto, sono perdute per sempre. Ma non è così. La ragione è che la precisione sta in un altro modo. La precisione si riconquista se osserviamo con Born, che ha fatto l'osservazione chiave, la cosa seguente. Le misteriose collezioni di ampiezze di cui parlava Heisenberg, in realtà vanno disposte lungo quello che si chiama una matrice, uno schema quadrato, però a infinite righe e infinite colonne. E queste matrici si devono moltiplicare una con l'altra riga per colonna. Se facciamo questo, osserviamo che le condizioni di quantizzazione di Heisenberg sono altro che un'equazione di nuovo molto precisa, ma misteriosa. Questo prodotto non è più indipendente dall'ordine, ma la differenza dei prodotti di ordine ha un valore preciso, non è un prodotto quanto di caso. Questa equazione ti dà la precisione che sostituisce quello che avevamo prima. C'è una condizione quantitativa. E quello che notevo è che questa equazione implica matematicamente esattamente le relazioni di questa non è altro che questo si è scoperto dopo grazie a Pauli, non è altro che l'implementazione matematica esatta delle regole di indeterminazione. Le regole di indeterminazione ci portano a dire che le grandezze fondamentali della fisica con impulso e condizioni non sono grandezze che computano tutte le regolate, ma in queste non computano, in particolare ora la non computatività è la vera proprietà caratteristica che distingue la meccanica quantistica dall'analisi, proprietà profondamente antiintuitiva, ma esatta. Ora devo dirvi una parola su quello che viene utilizzato. E nella vita di tutti i giorni la non computatività è una cosa comune. Il momento di uscire di casa con le chiavi in mano. Siete usciti, la porta è aperta, dovete chiuderla. Costate due operazioni. Girare la chiave nella serratura e sbattere la porta. Provate mentalmente, non in pratica, a farne dei più ordini possibili. In un ordine, più bastate la porta, più girate già disteso e tutto sta a posto. Nell'altro ordine, più girate già disteso. Poi sbattete la porta e tagliate la porta ritorna addosso. Il risultato non è lo stesso. Ovviamente, ci sente un in giro, questo non ha niente a che fare con i numeri. In realtà, ha molto a che fare con i numeri. Ma il superiore più alto è questo. Devo fare con voi un esperimento molto semplice. Guardate le matita, le due operazioni che voglio fare di ruotare questa matita, una volta per seguire quello che ho fatto il disegno
di 90 gradi attorno all'asse traverso la mia sinistra, durante oltre 90 gradi attorno all'asse verticale. Fate queste due operazioni in due sensi. Prima giro attorno a quell'asse e vado a finire, se ho detto bene le cose, vado a finire così, va bene? 90 gradi. Poi giro attorno all'asse verticale e la matita finisce qui. Allora ricordate il punto di partenza e il punto di arrivo. E se fate un altro senso, prima girate attorno all'asse verticale, non succede niente. Poi girate attorno all'asse orizzontale, da di là, la matita finisce qui. Che è successo? Una volta finita qui, una volta finita qui. Le due operazioni computano di nuovo. Vuol dire di nuovo, che cosa ti fare con i numeri? E questa volta tanto. Perché? Come si descrive una rotazione? Sicuramente deve essere tre punti fondamentali. Le rotazioni che interessano attorno a questo punto fissato. Quindi un punto di altezza 1, un punto e 0 nell'altra direzione, un punto che si vista di un'unità verso di voi, un punto che si vista di un'unità verso di voi. Potete i tre punti fondamentali. Per dire che cosa fa una rotazione, mi basta dire dove vanno a finire questi tre punti. Voglio questi punti va a finire un punto che ha altezza, latitudine, longitudine, cioè lo specificate con tre numeri. Quindi per dire che cos'è quella rotazione, mi servono tre serie di tre numeri ciascuno. Ora queste tre serie di numeri ciascuno, si legge, vediamo, le mettete in colonne e formate un quadratino 3x3 di numeri. Questo quadratino si chiama matrice, descrive esattamente la rotazione. Non tutti i quadratini di 9 numeri descrivono le rotazioni, naturalmente sono dei vincoli, però tutte le rotazioni si descrivono in questo modo. E se componete due rotazioni l'una con l'altra, cosa succede con questi quadratini? Succede semplicemente che li dovete moltiplicare a... Io devo moltiplicare righe per colonne. E vi accorgete subito, che scrivete le matrici per le rotazioni che ho detto prima e moltiplicate righe per colonne, e vedete il risultato come deve essere. Cioè la moltiplicazione righe per colonne, anche delle matrici 2x2 e non ancora 3x3, non è commutativa. Eppure un'operazione semplicissima fatta con i numeri. E soltanto le matrici 1x1, che sono i numeri stessi, che computano. Le matrici 2x2, 3x3, peggio che peggio, infinito per infinito, in generale non computano. Okay? Ebbene, questa è la ragione fondamentale. E naturalmente la meccanica quantistica non si descrive oggi con le matrici, si descrive in modo matematicamente molto più elaborato, ma il punto fondamentale è che due osservabili sono descritti da oggetti che contano soltanto in casi speciali. Quali sono questi casi speciali? Quando si possono misurare simultaneamente, cioè senza disturbarsi a vicenda. E queste grandezze in genere sono quelli che si chiamano gli operatori lineari ottocinti sullo spazio di Hilbert, o più in generale gli eventi ottocinti della cistella. Allora, molto in breve, per chi ha un po' di dimestichezza con la matematica, questi operatori, gli operatori ottocinti sullo spazio di Hilbert, hanno in generale uno spettro che si descrive guardando i valori lambda per cui l'equazione e i valori propri ha soluzione nello stesso spazio. I valori lambda per cui esiste soluzione nello stesso spazio si chiama spettro puntuale. I valori per cui non esiste una soluzione nello stesso spazio, non solo soluzioni approssimate quanto volete, ma mai esatte, si chiama spettro continuo. Ebbene, emerge subito un principio generale. Lo spettro, l'energia è un osservabile come gli altri, descritto da un operatore puntuale. Il suo spettro puntuale descrive gli stati legati. Il suo spettro continuo gli stati di scattere in cui, ad esempio di prima, l'elettrone arrivava da lontano, viene deflesso, se ne andava molto lontano. E per un fatto matematico fondamentale, lo spettro discreto, come dice la sua parola, è discreto. E questo spiega la discretezza dei livelli del sistema atomico. Poche volte in tutta la storia della fisica ha trovato un fatto così profondo, spettacolare e rivoluzionario per spiegare gli spettri atomici della storia rivoluzionaria, riassunto matematicamente in modo così limpido. Bene, allora detto questo, spero di avervi convinto che la stabilità degli atomi viene spiegata, almeno, ma anche il problema del corpo nero viene risolto,
la stessa ragione e la ragione per cui lo spettro dell'oscillatore armonico è quello voluto da Planck, esattamente meglio, l'oscillatore armonico è un sistema particolare, non ha spettro continuo, tutto lo spettro discreto è esattamente lo spettro continuo. E il fatto che esistano osservabili a 2 e 2 non compatibili tra loro e quindi non computabili con l'operatore, e tutta la ragione per cui la meccanica quantistica è così poco intuitiva, e la ragione per cui siamo costretti a fare previsioni probabilistiche anziché dare affermazioni precise, ed è praticamente la ragione per cui entriamo in conflitto con la nostra intuizione. Va detto che il fatto che non tutti gli osservabili sono compatibili l'uno con l'altro ammette delle eccezioni importanti che rendono la teoria più complessa, non più semplice. E questo se tenete conto della localizzazione degli osservabili nello spazio del tempo. Se considerate che gli osservabili che noi misuriamo effettivamente vivono a un certo intervallo dello spazio, e noi, perché le nostre osservazioni sono limitate, e noi operiamo intervalli finiti, anche brevissimi del tempo, allora dovete associare alle regioni dello spazio-tempo particolari osservabili. E trovate subito una cosa della meccanica quantistica, il numero finito particelle non ha spazio. Questo richiede sistemi che ammettono un numero non determinato a priori di particelle e siete nell'ambito della teoria quantistica di campi. Quindi questa semplice richiesta di parlare di osservabili locali mi porta dalla meccanica quantistica alla teoria dei campi. È una teoria che mette insieme in qualche modo relatività ristretta e meccanica quantistica. Come entrare la relatività ristretta? Questo è un postulato fondamentale. Se adesso i vostri laboratori sono così lontani l'uno dall'altro, volete uno qui e uno sulla nebulosa di Andromeda, ma non è necessario, poi parleremo anche di survival, e operano tutti e due nell'intervallo di un'ora attorno a mezzogiorno di oggi, è chiaro che nessun segnale che parte dal mio osservatorio, dal mio laboratorio, può raggiungere l'altro. Dovrebbe viaggiare molto molto più veloce della luce, perché è impossibile, nessun segnale viaggia più veloce della luce. Quindi quello che faccio io non può interferire in nessun modo su quello che fa il mio collega laggiù in questo stesso momento. E quindi un osservabile che viene misurato qui deve per forza commutare un osservabile che viene misurato lì. Cioè due osservabili più in generale che vengono associate a due regioni dello spazio-tempo sono spazialmente separate, nel senso che nessun segnale viaggia in un senso o nell'altro, con velocità migliore o uguale alla luce, posso connettere due ragioni, devono necessariamente commutare. Voi mi dite, ma come? Prima ci dici che la novità è la non commutatività, adesso ci dici che la novità è la commutatività. Ma c'è un fatto molto importante. Il fatto che l'algebra complessiva sia altamente non commutativa, come anche la meccanica quantistica di una sola particella, si assume il fatto che nessun osservabile non banale, che cos'è un osservabile banale? Dire, ho misurato uno ma non faccio niente, scrivo uno e basta. Quello è osservabile banale, non faccio nessun intervento sul mio sistema. Questo è un osservabile compatibile con tutto. Le sole osservabili sono compatibili con tutte le altre, sono osservabili banali di questo tipo. Scrivo 17 ma non faccio niente. Scrivo un numero complesso ma non faccio niente, perché non serve più un osservabile. Comunque, ma quello che voglio dire, c'è questo grado fondamentale di non commutatività che dice che il centro dell'algebra, cioè gli elementi commutano con tutto il resto, è banale. Ma questo non rende l'algebra necessariamente molto complicata. L'algebra associata a meccanica quantistica e semi quantistica cosciente è la cosiddetta algebra dei compatti, che dal punto di vista matematica è molto non commutativa, per quello che ho detto prima è vero. Però nello stesso tempo è molto poco non commutativa. Per dire parole soltanto per i matematici, dal punto di vista della teoria K, è la stessa cosa dei numeri complessi, cioè commutativa. Ebbene, invece, il postulato di località inserito in un altro degli osservabili, quindi nuovo un centro di massa, la rende non commutativa complessivamente in un modo alternativo. La struttura estremamente. Che è la struttura della teoria di K. Ebbene, questo postulato di località è un postulato, ovviamente un postulato che mette insieme relatività speciale e meccanica, ma sperimentalmente è valido fino alle distanze più piccole che possiamo esplorare, che quelle che esplorate con LHC al CERN. Per darvi un'idea di come si raggiungono queste distanze, immaginate
di rimpicciolire un fiorellino, un oggetto che è circa un centimetro, vedete la violetta, il vostro fiore preferito, la rimpicciolite in un fattore 10, 17, 18 volte. Facile a dirsi, ma difficile a farsi. Se lo fate solo 8 volte raggiungete la struttura degli atomi. Se lo fate 18 volte raggiungete la più piccola distanza di cui sono le informazioni, quella che si raggiunge in questi spettri. Piccole istanze vuol dire energia molto grande per la discesa di non arrivarci e quindi ci vuole una certa roba come quello di CERN. Fino a quelle distanze il postulato di località va vale meravigliosamente. E ci si aspetta e continui a valere per molta, molta strada se andate nel verso più piccolo, ma ci aspettiamo una barriera. Quale? Se voi invece che fanno 18 volte le faceste 33 ore, cosa che nessuno può fare in nessun modo giornalistico, raggiungereste quella che si chiama la scala di Planck. Questa scala di Planck, questa scala delle lunghezze così piccole che a quelle distanze le forze gravitazionali non si possono più trascurare. Se non gli non potete trascurare le forze gravitazionali, prendete una mela, la famosa mela di Newton, va bene? Cade verso la Terra perché la Terra la trae, come tutti sapete anche oggi. Ma la Terra è molto grossa, per questo la sua attrazione si fa sentire, la mela cade. Ma se prendete due mele, anche quelle due mele si attraggono. Ma l'attrazione, perché una mela non è grande quanto la Terra, è piccolissima. E per misurarla in laboratorio, c'è una tecnica di una sofisticazione estrema, è stata misurata. Però l'attrazione tra due oggetti in laboratorio, l'attrazione gravitazionale tra due oggetti in laboratorio, è stata misurata sino all'ordine del centimetro. Distanza più piccola non ci si può essere. Quindi, dire che le forze gravitazionali a 10 alla meno 33 centimetri rispetteranno ancora la teoria più elaborata che conosciamo, che è quella generale di Einstein, è una estrapolazione che potrebbe anche non essere riuscita, non lo sappiamo. Però noi siamo come gli esseri umani, abbiamo a disposizione la meccanica quantistica, in cui ogni fisico al giorno d'oggi avrebbe una fiducia cieca, perché non esiste neanche un fenomeno concepibile in cui si possa trovare che fallisca. Se poi un giorno si troverà, cambieremo idea, ma per ora non c'è motivo. La meccanica, la relatività generale del grande funziona in un modo meraviglioso, che visto l'esempio prima delle lenti gravitazionali di Einstein, insomma, fantastico. E quindi dobbiamo cercare di mettere insieme, dobbiamo cercare, ma non sappiamo. Ci vorrebbe, per tener conto delle forze gravitazionali tra particelle elementari, per distanza tra particelle importanti, una teoria quantistica della gravitazione. E questa teoria non esiste. Questo, a mio modo di vedere, è uno dei tre grandi misteri della scienza per questo secolo, ma forse anche per il prossimo. E già che li ho nominati, che devo nominare gli altri due. Uno è scoprire il meccanismo che ha portato alla formazione degli assi di acidi di ossidio di primo complesso, di DNA e RNA, a partire dalle loro basi, gli aminoacidi. Noi sappiamo ragionevolmente, l'esperienza di Mille degli anni 40 e dell'altro secolo, come si formano spontaneamente gli aminoacidi, ma come da questi si forma quella struttura complessa, altamente improbabile, che è la doppia linea DNA, rimane un mistero. Ci sono dei tentativi di spiegazione, ma nessuno ha veramente risolto il problema. E terzo problema, forse il più difficile da risolvere, più lungo, quello che ci fa più aspettare a lungo, come esseri umani, non come per dire, ovviamente non ci sarò a nessuno nulla di questo, è dare una spiegazione della nostra autocoscienza come un processo mentale. Questo probabilmente è il problema più difficile. Ebbene, per quanto riguarda la fisica, i principi della meccanica quantistica e della generale non si stanno a mettere insieme in una teoria completa. Però possiamo riferire a che cosa succede. Una cosa che deve succedere è che già grandezze come le diverse coordinate di un evento devono diventare grandezze non più compatibili tra loro. E quindi lo spazio-tempo stesso non può essere più descritto dando coordinate numeriche, ma in termini di nuovi termini quantistici. E questo spiegherebbe perché l'equilibrio si è raggiunto così rapidamente e la temperatura di equilibrio è la stessa con ottima approssimazione. Perché? Perché la non commutatività a livello planckiano
costringerebbe la località a venir meno. La località cesserebbe di essere valida su istanza planchiana. Cioè, l'effetto potrebbe anche precedere la causa, ma di non più di 10 alla meno 42 secondi. Qui non dobbiamo preoccuparci. Non incontreremo domani un nostro antenato per lo scambio del passato col futuro. Questo non potrà succedere. Ma per 10 alla meno 42 secondi questo potrebbe succedere. E naturalmente questo è un orizzonte assolutamente sconosciuto, ma lo studio della radiazione di fondo cosmico, anche in altri campi, potrebbe essere una spia, perché la radiazione di fondo, come ho detto, non è altro che l'immagine sfocata di quel punto, quello che Dante chiamava quel punto luminoso. Allora, riassumendo, la nostra quantità estranea alla intuizione a cui l'evoluzione ci ha portato, quanto è strana l'idea stessa dell'evoluzione. Qui c'è un bellissimo stento di Giorgio Garozzigara, che consiglio a tutti in un libro chiamato Mente che scodinza di fare la vita. Quindi la lezione filosofica che segue da tutto ciò che la natura ci ha imposto un modo di pensare, la meccanica quantistica, che è assolutamente incompatibile con la nostra intuizione, ma al tempo stesso, perché la natura ci ha imposto? Perché le leggi di natura è qualcosa che esiste al di fuori di noi, a cui ci siamo avvicinati nostro malgrado, e in ogni nostra verità conquistata abbiamo soltanto verità approssimativa che vale entro dei limiti approssimati. In realtà, il fatto che queste realtà valgano, seppur entro limiti approssimati, è stato portato come esempio da un filosofo, quindi non voglio fare mia questa affermazione e erigermi a nemico della filosofia, che non sono assolutamente. Un filosofo americano, John Searle, ha affermato che la differenza più profonda tra filosofia e la fisica è che le affermazioni della fisica sono definitive e sottoscritte da tutti. E non c'è nella filosofia, dice Searle, una singola affermazione che si possa considerare condivisa da tutte le scuole filosofiche. Questa è la differenza. Bene, tutto questo, ma non so se posso continuare perché sto sforando con il tempo, ci porta, secondo me, a una lezione importante, perché ha più aspetti, sia per quanto riguarda la concezione filosofica della natura, che per quanto riguarda l'etica e per quanto riguarda la nostra stessa visione del mondo dei esseri umani. Per cominciare, chiederei al Presidente di interrompere quando ho parlato troppo. A che 5 minuti, allora cerco di dire in breve punto che ritengo fondamentale. Per quanto riguarda l'etica, faccio notare che tutto quello di cui vi parlo della scienza non è indifferente all'etica. La necessità di corroborare le nostre affermazioni con dimostrazioni matematiche, con sperimentare in ogni ambito, tali che di esse non si possa più dubitare più del sorgere del sole, è una disciplina alla responsabilità individuale. Questo è il primo punto. Che quelle dimostrazioni o prove sperimentali devono essere valide per ogni essere umano, indipendentemente dall'etnia, lingua, opinione politica, fede religiosa, e anche una disciplina a cercare, come diceva Kant, le norme morali e giuridiche che idealmente valgano per gli esseri umani. E questo è un punto importantissimo. E infine, il fatto che il ricercatore cerca, motivato soltanto dal desiderio di necessità di conoscere, a differenza di quello che diceva Anselmo d'Aosta, non desidero capire per credere, ma credo per poter capire. Viceversa, dobbiamo essere con Spinoza e con gli storici che dicevano: la felicità non è il premio della virtù, ma è la virtù stessa. Questo per quanto riguarda l'etica. Per quanto riguarda la partenza della filosofia, voi sapete, se imparate probabilmente in questi giorni a scuola con di voi, che per Cartesio Cogito ergo sum e contro la partenza. Ma se pensate, potete pensare, quello è il punto di partenza, la regina tua sono cose terribilmente lontane da noi, che guarda i fisici, quelli fanno sperimenti reattivati. Non è così in realtà, perché cogito vuol dire io penso. Ego sum vuol dire che so cos'è Dio. Che cos'è il mio pensiero, che cos'è Dio, sono cose molto difficili
In realtà, la stessa coscienza, che voi avete tutti l'impressione sia ancora di istantaneo, non è affatto istantaneo. Esperimenti raffinati mostrano che dura almeno 300 millisecondi, ma per processi elaborati anche molto di più. Addirittura c'è un esperimento abbastanza conturbante, anche un po' contestato, di Benjamin Dillard, che ha mostrato per gesti quasi automatici, premi questo bottone se vedi verde, premi quest'altro se vedi rosso, eccetera, studiando le onde cerebrali si è visto che l'ordine motorio è partito molto molto prima che il soggetto abbia coscienza ho scelto di dire questo verde, ho scelto di dire, e una differenza drammatica. In un caso è dell'ordine di un centesimo di secondo, in un altro caso è dell'ordine di 300 millisecondi, cioè 30 centesimi di secondo. Quindi non soltanto la coscienza prende del tempo, ma addirittura la coscienza di aver deciso qualcosa può essere illusoria, almeno per cosa comparare. E la coscienza in realtà è un processo che coinvolge tutto l'encefalo, soprattutto la corteccia cerebrale, ma non solo, l'interazione profonda con il mesencefalo, con il sistema limbico, e questo è stato addirittura reso visibile sperimentalmente un'esperienza spettacolare da Edelman Tononi, che è riportato in libro di mia esperienza degli anni 90. E d'altronde, come raggiungiamo il livello avanzato di linguaggio pensierologico, ci potete dire io penso, io sono? Raggiungiamo questo processo perché la nostra mente non è qualcosa che è stampato lì dal momento della nascita, ma è formato attraverso un processo complicatissimo dalla stabilizzazione di stimoli che vengono dall'esterno e che danno luogo alla formazione di circuiti preferiti. In realtà il bambino ha un apprendimento molto veloce che consiste in buona parte nella cancellazione di tutti i circuiti inutili che lui ha stabilito nel corso di esperienze rilevanti. Questo processo di cancellazione evidenzia i circuiti importanti che stabilito e formano alla fine quello che chiamiamo io, che è il risultato della somma di queste esperienze, e questo fa sì che due gemelli non zigoti, che biologicamente sono identici, piattacciano due coscienze completamente diverse, e se vi piace la fantascienza, pensate a due copie clonate di un essere umano, che speriamo non si facciano mai, va bene? Sarebbero due individui diversi, perché per lo stesso motivo avrebbero due coscienze diverse. Quindi la neurobiologia